C'è questo che non è un particolare secondario, c'è quello che un po' invidiamo a Milano, anche la situazione dei conti, insomma, da un lato ci piacerebbe molto avere già i conti come loro, senza avere questa purtroppo pesante eredità. Dall'altro però Milano è una città, appunto si diceva, parlavamo prima, una città che qualche anno fa, anche lei aveva avuto un periodo di crisi e è ripartita, quindi io direi che Roma sta ripartendo. Per troppi anni Roma si è adagiata sul fatto che era la città della cultura e si è adagiata sull'esistente, senza investire nel futuro, senza investire in innovazione e tecnologia, e questo oggi lo scontiamo. Per cui stiamo cercando di invertire la rotta e di far ripartire Roma anche su altri binari, senza nascondere o voler in qualche modo depotenziare e delegittimare le radici, la matrice culturale, storica, profonda, archeologica, insomma, che caratterizza questa città, ma Roma è anche altro, deve essere una città del futuro, deve essere una città resiliente, e per far questo bisogna entrare nel terzo millennio. Regalerebbe volentieri un po' 3 o 4 ministeri, 4 o 5 istituzioni. No, ma non li prendo. A Milano, non lo so, una ventina di palazzi no, che creano. Sindaco Sala, c'è questa adesso io, quanto romano, capisco il medesimo di più, c'è questa differenza, no? Quando si dice le differenze tra Roma e Milano, ci sono anche queste obiettivamente, insomma, no? Però ecco un'altra cosa, ne parlavamo prima con degli amici, c'è secondo voi, o è sbagliato, di una differenza anche culturale tra le due città, intese, no? Come amministratori, politici, cittadini, no? Che Milano nel corso degli anni ha saputo più progettare, guardare tutte le volte anche le amministrazioni, guardare, no? Anche al futuro, non solo alla gestione dell'immediato. Roma, no? Si dice spesso ha dovuto soltanto tamponare le emergenze. In questo siete grati, c'è è un po' un circolo virtuoso o vizioso. Noi in questo momento stiamo costruendo il progetto della Milano del 2030, formalmente attraverso quello che si chiama PGT, Piano di Governo del Territorio, che dà le regole dello sviluppo urbanistico. E ne parlavo prima con il sindaco Raggi. Certo che lo puoi fare quando sei solido, cioè noi in questo momento possiamo con coraggio rilanciare su una strategia per il futuro, perché siamo andati oltre dei problemi primari. La sindaca Raggi ha ereditato una situazione, per esempio sui trasporti, che è delicata, molto delicata. A Milano in questo momento ATM ha approvato un piano di investimenti per cambiare completamente gli autobus e in 12 anni avere solo autobus elettrici, da 2 miliardi, però 2 miliardi verranno investiti in 7 anni. E non è un problema di comprare l'autobus elettrico, tu dietro devi fare il deposito, i sistemi di ricarica, gli impianti. Allora capisci che quando sei in una situazione più tranquilla, poi è più facile dire sì, però c'è la progettualità. Io capisco che la situazione che io ho ereditato è più facile, quindi in questo momento, certo, c'è in questo momento un'attitudine di sistema milanese a prendere delle sfide difficili. Di nuovo, io sono in super conflitto di interessi, ma certo che l'Expo è stata la dimostrazione della ce la possiamo fare e ha fatto prendere tanta fiducia alla città. Sindaco? Beh, noi, senza dire, insomma, senza ripetere, chiaramente a questo punto dobbiamo entrare nel terzo millennio, e come lo facciamo? Trasformando quella che è una criticità in una opportunità importante. Iniziamo direttamente a progettare la città di Roma 2030-2050, perché ci siamo trovati, parlando di trasporti, abbiamo, lo vedete, un parco mezzi dell'ATAC che ha un'età media di, diciamo, autobus che circolano anche di 18 anni, un'età media di 11, dobbiamo investire, comprare nuovi mezzi, benissimo, iniziamo a puntare sugli autobus di nuova tecnologia e andiamo progressivamente a sostituire il parco, progressivamente. Il sindaco parla di un piano di sviluppo di 7 anni, quindi ovvio non è in 2 anni, non è in 3 anni che sostituisce un parco di 2000 autobus circolanti,
però si punta prima sul diesel 6 e poi, visto che noi nel 2024 abbiamo il completo divieto del diesel nel centro storico, iniziamo a comprare anche l'elettrico, chiaramente l'elettrico o l'ibrido, comunque necessita di un'infrastruttura. Quindi ci sono, come dire, si inizia a progettare già con un'ottica che traguarda comunque un anno, che è un periodo che addirittura va oltre il 2030, deve necessariamente. Ecco, quindi da questo punto di vista, diciamo, smentisce la considerazione di Roma storicamente poco propensa a guardare al suo futuro. No? Storicamente, io guardando quello che ho ereditato, dico sì, Roma storicamente non ha proprio guardato al futuro, si è proprio adagiata sugli allori del passato e ha pensato con quello di poter fare la sua fortuna, mentre nel resto del mondo si progettava, si inizia a parlare, noi siamo entrambi membri del C40, si inizia a parlare di sostenibilità ambientale, di resilienza, di tanti altri temi che accomunano le grandi città, Roma in qualche modo era immune. All'interno del raccordo anulare si parlava di cultura, di fori, che è importantissimo, tutto il resto non veniva minimamente guardato, osservato, studiato. Io credo invece che sia una grandissima opportunità per lo sviluppo di Roma, ripeto, che non deve andare a coprire l'identità di Roma dal punto di vista culturale e monumentale, ma può essere un'occasione di sviluppo. E più del resto, circa 2 giorni fa abbiamo presentato insieme alla Camera di Commercio una società, una grande società italiana che è Aruba, che ha deciso di creare e costruire, progettare un hypercloud data center a Roma, che porterà 300 milioni di investimenti e almeno 200 posti di lavoro nuovi, almeno nelle prime fasi, poi magari tutti si augurano di più. Quindi bisogna avere, come dire, guardare con fiducia al futuro, vedere che cosa accade nel resto del mondo e progettarsi e proiettarsi già in quella direzione. Certo è che sicuramente mi pare che venga fuori una cosa anche molto chiara. Milano è una micrometropoli, meno di 1.400.000 abitanti, questo farà differenza. Perché oggi si può progettare la città del 2030 con realismo, ma già facendo le cose? Perché è anche più facile da analizzare. Cioè, noi sappiamo che in questo momento ci sono due fasce di popolazione che stanno crescendo: gli anziani, perché per fortuna si canta di più, e i giovani, perché decidono di venire a Milano. Allora, il piano nasce da un'analisi sociodemografica che è, non dico facilissimo da fare, ma si può fare. Siccome arrivano giovani, oggi i giovani perché vengono a Milano? Vengono a Milano perché ci sono le università, perché Milano è cool, perché Milano funziona. Cosa manca? Case. Perché le ultime edificazioni di Milano, gli ultimi sviluppi residenziali, hanno portato case a prezzi alti. Allora, il nostro pensiero lì va bene, non possiamo portare via verde, noi non siamo contrari al fatto che si edifichi, ma lavoriamo recuperando gli scali ferroviari, che oggi sono abbandonati, e quindi diciamo, fate quel che volete, ma a due condizioni. La prima è, lasciate il 65% verde. La seconda è, siccome servono case a prezzi cambiati, il 30% è edilizia convenzionata. E potrei fare altri esempi, però voglio dire proprio questa cosa. Da noi è un po' più facile perché è un sistema più decifrabile in cui puoi immaginarti dove andrai a cadere, quindi l'azione politica parte da un livello di certezza più forte, poi ci vorrà la traduzione. Sì, sì, no. Dicevamo sempre prima, un sindaco di Roma, non so se Virginia Raggi sarà così brava, lei ma anche molto atletica, magari ce la fa, ma un sindaco di Roma finisce il suo mandato che non è riuscito a vedere. Andare in tutte le parti della città. Ma nessun sindaco. Nessun sindaco, perché è impossibile, no? Per cui, insomma, il sindaco di Milano c'è più una visione. Ma insomma, non so se ci avete caso, ma c'è un nuovo governo da qualche giorno. Insomma, è chiaro che Milano e Roma non possono essere lasciate sole, insomma, il rapporto con il governo diventa fondamentale. E per Roma capitale ancora di più, sindaco Sala ce lo concederà, noi romani, insomma, i problemi che ha la capitale, insomma, il governo se ne deve far carico, un po' salto perché ci sono i palazzi della politica, eccetera. Sindaco Raggi, comincerei da lei, ma che cosa realmente, sì, soldi naturalmente, ma che cosa è?
che voi chiedete e sperate di ottenere dal governo? Allora, soldi mi permetto di dire dopo, nel senso che questa mi permetta una considerazione di base che in realtà è comune a molti comuni. Ne parlava l'ANCI qualche giorno fa, i comuni hanno una capacità di spesa pari al 20-30% rispetto ai fondi che stanziano. Perché? Perché abbiamo un sistema di norme che di fatto è giustamente molto garantista, ma rallenta un po'. Allora noi dobbiamo innanzitutto chiedere, e questo non lo fa solo Roma, credo che tutti i comuni chiedano a questo nuovo governo una semplificazione amministrativa, una semplificazione burocratica che aiuta i comuni ad andare avanti, a erogare servizi con più rapidità, perché i tempi che noi dobbiamo giustamente rispettare non sono quelli dei cittadini che chiedono risposte immediate. Allora non si può pretendere che una città dia una risposta a 2 anni data, perché nel frattempo i cittadini hanno patito una carenza. Questo è fondamentale, questo non lo chiede Roma, credo che questo lo chiederà di nuovo ANCI in questa sede, lo chiedono sicuramente tutti i comuni. Quindi semplificazione, velocizzazione, abbiamo bisogno di essere enti, siamo enti che sono vicini al territorio, siamo prossimi, ma spesso nelle risposte non siamo così immediati, e questo è una base comune. Poi che cosa chiede Roma in più? Roma, come dice lei, non solo perché ci sono i ministeri, è la capitale, è una città nella quale ogni giorno circolano circa 4 milioni e mezzo di persone, è una città che si deve confrontare con altre grandi capitali, penso a Berlino, penso a Londra, a Parigi, New York, Shanghai. Roma soffre non solo di questa lentezza burocratica amministrativa, ha gli stessi strumenti per rispondere che hanno tutte le altre città, quindi io devo talvolta triangolare con la regione per riuscire a ottenere determinati, non solo fondi, anche autorizzazioni o permessi o per sbloccare alcuni incagli. Lei capisce che se qualcosa va storto, Roma rimane ferma, rimane al palo, e se Roma deve essere in qualche modo anche la vetrina o il biglietto da visita, questo può essere un problema. Tra l'altro le statistiche, tutti i rapporti, il più famoso sicuramente è quello di McKinsey, ci dicono che nel 2050 circa il 70% delle persone abiterà nelle metropoli, consumerà i 2/3 dell'energia, dell'energia prodotta, e produrrà il 70% di gas serra. Fatti 2 conti, è una situazione tragica. Allora, se questo è vero per tutte le città, lo è ancora di più per Roma. Roma probabilmente dovrà anche andare oltre rispetto a quelli che sono i decreti attuativi di Roma Capitale. Si potrà e si dovrà iniziare a parlare di Roma come Roma città-stato. Determinate competenze probabilmente Roma le dovrà gestire direttamente relazionandosi con il governo in un rapporto sussidiario immediato, e dovrà avere la possibilità di rispondere in maniera altrettanto immediata a una popolazione che, io, se oggi è 4 milioni e mezzo, residenti poco meno di 3, ma insomma non oso immaginare. Quindi dobbiamo poter avere un'elasticità nelle risposte molto maggiore, dobbiamo poter dialogare direttamente senza avere filiere sterminate nelle quali purtroppo succede sempre qualcosa, per far sì che Roma possa dare risposte ai cittadini, ai lavoratori, agli studenti, al resto del mondo. Sara, beh, diciamo, c'è qualche cosa è così in misure minori anche per voi?